festa grandiosa! Sono il campione mangia pizza! Hai visto come li ho stesi? È stato... Non posso starti vicino adesso! Empire vede il suo lupo come un maiale, glielo si lancia in faccia! Le mie corde sono infuocate! Clio mette gli ospiti in pericolo con ringraziamenti distruttivi! E Jill come le sta trascorrendo le vacanze? Beh, lui non ha risposto a nessuno dei miei messaggi. I suoi erano seccati della sua amicizia con me. È il suo primo giorno di vacanza e forse è solo distratto. Sì, certo. Ciao, It. Hai visto tuo cugino? Dovevamo incontrarci alla festa. Ti sei fatta dare buca da Jackson? Grande! Oh, non farti prendere dallo sconforto. Cosa ti aspetti? È solo un essere umano. Dai, entra e basta, puoi farcela. No, non puoi, non ne fai parte. Qui non ti vuole nessuno. E a Frankie sì. Non ti vuole mollare, Claude. È così, invece. Mangio come un maiale. D'altronde è una cosa tipica del lupo. È ovvio che Draculaura sarà imbarazzata a stare con me. Questa non è una festa. Questo è quello che io chiamo una festa. Diamoci dentro. Ecco a voi, All Kind su un filino di fuoco. Bellezza ad alto voltaggio! Chi? Io? Sì! Sei l'unica che ha la carica giusta per riuscire a salvarmi la serata! E vai! Frankie, forte Stein ha salvato la festa! Sì! Oh, ti prego! So di essere un animale, ma posso cambiare se mi concedi solo un'altra possibilità! Claude, non voglio che cambi! Allora perché sei scappato? Ma perché stavi mangiando aglio? Sono una vampira, non posso starti accanto con quell'alito mortale! Ora lavati i denti che balliamo! Questa festa è diventata incontrollabile! È venuto ogni mostro degno di questo nome! Ci sono già tantissime foto in rete sul gossip spaventoso! Ti ricordi quando sua sorella Nefer ha dato una festa e ha incolpato Clio? Ho paura che la metterà nei guai! È stata messa in punizione per un mese! Un applauso per Clio che ha organizzato la più grande festa del secolo! Anche quando non ne so nulla organizzo sempre le feste migliori di tutta la scuola! Ma se lo scopre tuo padre? Mio padre si trova fuori città, non lo scoprirà mai a meno che non glielo dica qualcuno! E chi lo potrebbe mai fare? Naturalmente glielo direi io. Nefera, cosa stai facendo qui? Non ti fasciare quella stupida testolina mediocre che ti ritrovi. Hai cose più importanti di cui preoccuparti. Tipo come impedirmi di rivelare a papà di questa festicciola. Ti prego, Nefera, non glielo dire. Farò tutto quello che mi chiedi senza battere ciglio. È proprio quello che speravo. Vedi di non scordartelo, sorellina mia. Questa sarà la peggiore estate che passerai in assoluto in tutta la tua vita. È stata a fissare Jill per ben 15 minuti. Questa storia finirà male. Dobbiamo proprio darle una mano. Questa barematica è davvero difficile. Penso che andrò in biblioteca per studiare più tardi. Sì, la biblioteca è un posto perfetto per studiare e fare conoscenza col tuo cervello. Voglio dire, se ne hai uno. Tutto qua. Hai fissato lui per più di un'ora e sei riuscita a combinare soltanto questo. Ma dai, Frankie! Jill è praticamente in costume da bagno. Ma va, lui non ci proverà mai con me. Tesoro, secondo me l'ho appena fatto. Hai degli occhi bellissimi. Vorrei sprofondare in una pozzanghera e chiudere tutto sopra di me. È questo il libro che stai cercando? Ci vediamo alla fontana alle 3 in punto. Devi piacergli davvero, ti ha invitato a pranzo al tavolo con i suoi amici. Non essere timida, so che tu e Slomo avete un sacco di lamenti da dirvi. Va bene, allora andiamo insieme. Se non sei l'unica ragazza non sarai così tesa. Frankie ti aiuterà, andiamo. Zombie! Hanno solo bisogno di rompere il ghiaccio. Io non saprei come rompere il ghiaccio, ma sono famoso per aver sciolto qualche cuore. Se lo dici tu, Andy, potresti stare più attento? Sai, tra noi potrebbe scoccare una scintilla. Gulli!
Giulia, devo andare a rifarmi il trucco subito. So che dovrei stare là per te, ma qualche volta It diventa troppo caloroso per me. Ah, pensi che funzionerà? Grazie per aver scambiato le sedie, It. Quella luce esalta davvero il rosso dei tuoi occhi. Ma è acqua, così mi bagno. Ah, guardate, vado a succhiare il sangue al villaggio. Ah! Sei divertente, mi piace. No, ancora acqua. Povera Clio, è più di quanto possa tollerare la sua sensibilità di nobile dal sangue blu. Clio? Stavamo giusto parlando di quanto fossero scarse Clio e le sue squadre delle Terror Leaders. Ehi, quelle sono delle mie amiche. E allora perché non te ne scegli migliori? Vuoi dire amiche come te? Ciao ragazze. Ehi Claudine, hai risolto con Draco Laura? Lei non mi vuole parlare e neanche Claude. Come va con Jill? Oh, adesso va meglio, però è sempre così complicato. Come ti capisco? Clio, condus? Vi giuro che alle volte quel ragazzo mi fa diventare matta. Come ti capisco? Frankie, per favore, non potresti mai capirmi. Sei troppo giovane. In quest'ultima uscita di Mostrolescenza c'è scritto che alle ragazze mature piace parlare di rapporti di coppia. Se non hai un ragazzo potresti essere esclusa. Cosa vuoi dire? Capisco alla perfezione. Davvero? Ma è chiaro che ho anch'io un ragazzo. Dici davvero? Dove si trova? Chi sarebbe? Come si chiama? Vogliamo vederlo. Oggi non lo potete vedere. Perché no? Oggi si è sentito un po' male, ma di certo domani starà meglio, così lo incontrerete. Non vediamo l'ora di conoscere il tuo ragazzo. Perfetto. Va bene, io lo chiamo per sentire come sta. L'unico modo che ho di procurarmi un ragazzo per domani è costruirlo. Nessun problema, mio padre lo faceva in continuazione. Quanto può essere difficile? Spero che così basti. Ehi, Jill, è bello che sei riuscito a far pace con Laguna. È solo che mi sento in colpa di averle mentito dicendo che i miei l'avevano accettata. Se lo viene a sapere si sentirà tradita. Lo so. Sei gelosa? Oh, ma quanto sei divertente! Come? Vuoi ballare qui? No, oh, ma che romantico! Non vuoi fare le presentazioni? Scusate! Questo è... Oh, dude! Moriva dalla voglia di conoscervi! Che cosa dici? Due biglietti per Justin Bieber. Ah, ma sei il migliore, oh dude. Hai letto di nuovo quelle stupide riviste per adolescenti? Può darsi. Non devi avere un ragazzo per farti accettare da noi. Non serve? No. Sei divertente, interessante e simpatica anche da sola. Questo sì che è un sollievo. E voglio dire, vedo tutti i problemi con cui dovete fare i conti. E lo so che non sono ancora pronta per frequentare dei ragazzi, almeno quelli che costruisco. Stai rompendo con me? Dopo tutto quello che c'è stato? Perché? 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 Vivo! Sì! Ci credi che la scuola è già finita? Il tempo è passato in fretta. Pensi che ci potremo vedere durante le vacanze estive? Certo, adesso i miei sono arrabbiati, ma gli passerà. Hai sempre ragione, acqua dolce. Acqua salata. La cosa peggiore della fine della trovare scuola. Trovare i calzini sporchi di mio fratello nel mio armadietto, che schifo. No, perdersi tutte quelle chiacchiere succulenti. Ed è per questo che mi sono iscritta alle notizie del gossip spaventoso. Cosa sarebbe? La più grande fonte di pettegolezze della Monster High. Se succede qualcosa lo mette in rete. E chi è? Nessuno lo sa. È come un mistero condito con una salsa segreta. Oh, riusciranno Gile e Laguna a stare lontani? Ah, emozionante. E smettila, Manny, perché non la finisci? Ma certo, umano, come vuoi finire? Sottoterra? Sotto un treno? Il bullismo è contro le regole. E tu cosa pensi di fare al riguardo? Ci troviamo per caso nel mostro asilo? No! E allora perché ti comporti come un bambino? Cosa penserebbe tua sorella Minnie se lo sapesse? Non glielo andrai mica a dire. Non toccarlo mai più. Grazie, Frankie, so quanto sia dura essere l'ultimo arrivato qui. Non riesci ad inserirti? Mi inserisco negli armadietti, nella spazzatura. Ti sorprenderesti dove riescono a inserirmi quelli. Sono... Jackson. Piacere di conoscerti, Jackson. Mio padre non deve scoprire che ho rotto il mio Aibara. È solo un'altra cosa che sfrutterebbe per potermi paragonare a mia sorella maggiore, Nefera. Per fortuna si trova fuori dal paese.
Una volta ha organizzato una festa gigante e ha fatto dare la colpa a me. Ed è per questo motivo che non mi ha permesso fare feste a casa mia quando mio padre è fuori città. Il padre di Clio è fuori città. Grande festa a casa sua stasera. Stasera grande festa da Clio? A scuola ne parlano tutti. Ti andrebbe di venire con me alla festa di Clio? Certo, cioè... vorrei. Ti senti a disagio con i mostri, ma sarai con me. Va bene. Ottimo! Cioè, bene, perfetto. Ci vediamo lì. Wow. Attenta. Come si entra? Si fa così. Clio le prenderà un colpo quando lo scoprirà. Hai ragione. Di sicuro. A proposito, dov'è Clio? Si sta comprando un nuovo cellulare. Aspetta, come ha sparso la notizia della festa? Non l'ha fatto, è colpa del gossip spaventoso. Allora Clio non sa niente di tutto questo. Oh no, allora siamo entrate illegalmente. Presto, facciamo uscire tutti quanti prima che... Oh mio faraone. Sì, possiamo spiegare. Avete organizzato una festa solo per me? Oh, che felicità!